And there you go. Arrostimo, raga, non avete idea di quanto abbiamo pagato, poi ve lo spiego a fine video con calma. All you can eat per un'ora e mezza da mangiare e da bere. Ragazzi, il sistema è semplice, qua c'è sta un buffet, eh? Se devo prendere un po' di roba, ma io so qua perché mi devo prendere verdure per fare tipo alla Corea. Il pollo fritto, patatine, verdure, qui ci stanno verdure, c'è il Paolo che non l'ho visto. E qua ci sta tutto l'alcol. Ti puoi fare cocktail, quindi ti puoi fare tu i cocktail, ti puoi tu fare le birre. Ciao. Raga, vi spiego com'era la cosa ieri sera, ok? Ero con un mio amico, siamo andati a mangiare. Ho potuto fare qualche filmato, no? Però ho detto così, massacrato il buffet. Si parte da 3.500 a 4.000 a 4.500. Cioè, si paga tutto avanti prima, alla cassa, ti danno il braccialetto e il colore del braccialetto è quando tu vai al buffet. Chiedi la carne in base al braccialetto, ovviamente più paghi e la qualità della carne sale. Un'ora e mezza, all you can drink, all you can eat. E vai tu ragazzi, vai là e vai a riempirti la birra, vai a farti cocktail, metti a soqquadro il buffet delle verdure, della carne, cominci a grigliare come se non ci fosse un domani. Ero mangiato un casino, quando vado all you can eat, c'è verso. Quindi 3.500, se vogliamo dirla tutta, poco sopra i 20 euro. Poco sopra i 20 euro per poter mangiare quello che ci pare, quantità industriale, bere come non ci fossero domani, proprio fiumi di birra, cocktail, quello che è. Io direi che è una... Io adoro in maniera proprio col cuore, ve lo dico, adoro gli all you can eat in Giappone. Perché i giapponesi, anche se all you can eat, loro non sono tranquilli. Quindi per un business non c'è un rischio enorme dire cavolo vado sotto sopra se cominciano a mangiare tanto. Non mangiano tanto. Se andiamo noi stranieri, 5-6 di noi, no? Con la fame, noi svuotiamo la cucina, li mandiamo in crisi. Il compare che scasa. Vedete? Capite com'è la situazione? Se andiamo noi, ma lo facciamo chiudere il locale. I giapponesi invece loro hanno la possibilità di poter avere scelta. Cioè io posso stare qua, mi siedo qua un'ora e mezza, posso dire ok, mi bevo tanto. Perché se bevi una birra e la dovresti pagare, sono 500, 600, 600, 700 yen. Se ti bevi tre birre, stai già 2000 yen. Quindi fa ragionamento, un'ora e mezza, forse bevo. Loro lo fanno più per il bere che per il mangiare. È così pure con la carne, se prendi un vassoietto in un ristorante ti partono 400-500 yen. Se ne cominci a prendere 3 o 4, allora dici una cosa più un'altra cosa. Però se per vincere devi mangiare. E io ieri non mi sono tirato indietro, raga. Ecco perché ci sono poche clip. Ho fatto giusto le clip quando potevo farle, il resto mi sono messo a arrostire. Abbiamo finito una bombola del gas. Ci hanno fatto il cambio. Vedi quando stava la fiamma viva. Quanto si paga in Italia per all you can eat? Più o meno sulla stessa tipologia di situazione. Fatemi sapere nei commenti. Io sono per la via, devo camminare 20 minuti e mi serve perché ho messo un po' di pancia. Quindi camminare non è una brutta idea. Per arrivare alla destinazione c'è un evento, vediamo di cosa si tratta, ok? Speriamo di trovare ancora qualcosa. Un bacio, un abbraccio, fate bravi e ci becchiamo.